Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palasport di San Marcellino. Quest'oggi appuntamento fondamentale da non sbagliare per la Fiorentina Basket. Un bivio da superare positivamente. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli. Nick, ci ritroviamo qua. Faccio una traslazione di quello che solitamente è la prova del 9. Non siamo alla nona giornata, diventa la prova dell'8. Certo è che da una parte abbiamo la Fiorentina, reduce da 6 sconfitte consecutive, dall'altra parte Rimadesio, reduce da 4 sconfitte consecutive, classifica allarmante. Da una parte e dall'altra, oggi da tutte e due le parti non si può davvero sbagliare. Un minuto di gioco, ancora 0-0 al Palasport di San Marcellino. Il ribaltamento, tripla solo accennata, ancora la circolazione, il salto, poi il long two, segna e subisce il fallo. La squadra di coach Salieri con la circolazione per Momo Touré. Il blocco di Di Giacomo prova ad arrivare fino al capolinea, fino in fondo. Mohamed Touré, sono suoi i primi due punti di serata per la Fiorentina Basket. Tutt'altro script invece per la Fiorentina, con Touré che prova l'isolamento, gran scarico in una situazione che stava per diventare un cinepraio. La tripla di Caroli per il meno 7. Non guarda nemmeno il canestro Politi, si va al ribaltamento sul lato debole, un'autostrada per la conclusione da 3. Solo rete per Quartieri. Marusic, la difesa collassa e Marusic prova ad entrare in partita con la Bimane. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, scade il cronometro della partita. 2-5-2-0, un po' di atletismo in chiusura con Firenze che era precipitata anche a meno 10. Lasagni rischia tantissimo, Marusic da 3, Andrea Marusic, la Bimane in chiusura di primo quarto, adesso la tripla, 5 punti in un amen, 25 pari. Penetrazione, lo scarico per la bomba, canestro da 3 punti di Gallazzi, ricacciata indietro la Fiorentina Basket. Quartieri, ancora Novati sul perimetro, 5-4, la bomba da casa sua, secondo ferro, incredibile, di fatto va a crearsi un assist. Bene così per la Fiorentina Basket che chiude il secondo quarto sotto 43-34. Rimbalzo lungo, anche sfortunata qui la Fiorentina Basket, poi la penetrazione, l'appoggiata mancina, gran canestro, il raddoppio su Politi che prova a liberarsi, gran lavoro, piedi da ballerino nonostante sia un vero e proprio big man. Il pick and roll tra Touré e Lenti, lo scarico per Lenti, fantastico Mohamed Touré, dopo aver questionato e non poco con il canestro. Il blocco di Lenti, laterale per Touré che stavolta commette un'ingenuità, e poi Vignali non può niente, non solo non può niente, il canestro e anche il fallo, un fallo assolutamente inutile a quel punto. Lenti prova a stare davanti, impresa impossibile con Politi che poi scarica per la tripla firmata Negri, superata quota 60, 6-1-4-3. Marusic vicino all'infrazione dei passi, tripla forzatissima, si muove la retina, sì, ma quella la parte sotto senza entrare nel cilindro, poi contropiede, canestro e fallo. Game, set e match, ti chiedo? Questi 6 punti subiti in 36 secondi sanno di resa. Touré prova ad accelerare, si arresta poco oltre la linea del tiro libero, ancora Mohamed Touré. Chiama il timeout Villa per placare il recupero di Firenze, che è comunque a meno 17. Tiro allo scadere che non cambia il risultato finale, è 80-63. La vittoria di Desio sulla Fiorentina Basket, un successo che si può commentare anche semplicemente con il risultato. Un altro gap importante, meno 17, KO numero 7 in fila.